meno male che ci sta qualche luminaria, perché un Natale senza luminarie non è tanto bello. Quindi invitiamo tutti, a partire dalle amministrazioni, a mettere luminarie festose in città, perché abbiamo bisogno di turisti, ma abbiamo bisogno anche della felicità del Natale. 4, 3, 2, 1... Abbiamo cominciato a ottobre col premio San Gennaro Award, gli abbiamo dedicato l'edizione 2023, perché il 2024 saranno 30 anni senza Massimo, che è vero, è sempre con noi, ma vale la pena sempre di ricordare e sottolineare i nomi, le storie, la cultura di chi è passato su questo pezzo di terra e ha lasciato veramente tantissimo. È il terzo albero, il primo fu quello dedicato alla canzone napoletana, il secondo dedicato a Renato Carosone e quest'anno l'albero di Massimo Troisi. Qualcuno dice: ma non era più adatto il presepe? Ho risposto che Massimo sul presepe c'è da tanto, c'è da sempre. Più giusto l'albero, che tra l'altro piace moltissimo ai bambini, che potranno così avvicinarsi a Massimo Troisi, al suo mito, alla sua poesia, alla sua filosofia. E grazie Massimo, grazie a te, siamo tutti migliori. Gambrinus è sempre in prima fila quando si tratta di divulgare Napoli, divulgare tutto ciò che Napoli ha di bello, di positivo, di armonioso. E noi abbiamo tante cose belle, la musica, i dolci, la pizza, la pasta, abbiamo tante cose belle che tante, per non parlare del San Carlo, del Palazzo Reale, parliamo della Napoli bella. Però il Gambrinus è un palcoscenico, e un palcoscenico sia per i nostri baristi che si esibiscono per fare un bel caffè o per i pasticceri che fanno un buon dolce, ma anche per tanti artisti che nei secoli si sono esibiti nei saloni del Gambrinus. Così anche celebrare un personaggio come Carosone e un personaggio come Troisi, che rappresentano la nostra napoletanità, quella napoletanità bella, verace, genuina, è un compito che un palcoscenico come il Gambrinus deve fare. Noi dobbiamo immaginare che questa città senza cultura non ha nessuna prospettiva. Sono importanti, è importante il food, è importante tutto ciò che crea commercio, ma ricordiamoci che nel mondo, dopo la pizza, che è conosciuta anche grazie al riconoscimento UNESCO per il quale molti di noi si sono battuti, ci sono i grandi nomi, i grandi uomini e le grandi donne che hanno interpretato nel teatro, nella letteratura e nel cinema l'immagine migliore di noi napoletani.